Gli uomini di Ranieri lottano su ogni pallone, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, vanno a segno con Baiano, anche se forse l'ultimo tocco, prima che la palla superi la linea bianca, è di Pellegrini. Gli ospiti replicano e subito dopo pareggiano. Qui non ci sono dubbi, il piede sbagliato è di Marcio Santos. Avanti si replica, altra punizione, altra rete, ma questa volta fa tutto Batistuta. Acuto del Torino che ci riprova con Maltagliati, Di Mauro è meglio piazzato di Toldo. Nella ripresa una valanga di gol. Ranieri azzecca la sostituzione tedesco al posto di Carnasciali e il centrocampista, primo gol in A, ripaga così la fiducia del tecnico. Anche il brasiliano ha l'opportunità di riscattarsi mettendo la sfera alle spalle di Simone. Ingenuità difensiva nella retroguardia giliata permettono a Rizzitelli di guadagnare e trasformare un rigore. Gli schemi sono saltati come un ping pong e la partita va avanti. Le segnature arrivano a grappoli. Prima Rui Costa, tutto solo, poi ancora Rizzitelli che trova un'autostrada davanti a sé. Il conto lo chiude Batistuta sul calcio di rigore. Finisce 6-3.